Benvenuti a tutte, siamo qui con Giulia Alleva che ci farà fare un viaggio nel desiderio sessuale femminile. Esatto. Io ti lascio la parola, innanzitutto ringrazio di essere qui perché so che per esserci hai fatto un po' i salti mortali, dovevi essere la mattina, ci siamo riusciti a spostare di pomeriggio perché Giulia ha avuto un corso dal vivo e poi è scappata qui da noi, quindi la ringrazio. Ti presenti un attimo, ci dici qualche Certo. parola su di te e poi io ti lascio libera. Va bene? Certo. Grazie, Ma grazie comunque Giulia. figurati. Grazie a te per l'invito, sono super contenta di poter partecipare oggi con voi tutti. E allora, io sono laureata in psicologia e nel frattempo mi sto formando come sessuologa e appunto sono consulente sessuale al momento. E diciamo che un po' la mia tematica principe è proprio la sessualità femminile e in particolare oggi, diciamo quello che è un po' il mio messaggio. È proprio far parlare di sessualità in modo tranquillo, naturale, come se fosse e come è un argomento come tanti altri, no? Un'area diciamo, del proprio benessere che va coltivata come altre. Proprio purtroppo di occasioni per parlare di sessualità ce ne sono un po' poche e quindi anche proprio spesso magari è difficile farlo, anche magari nel privato. Quando poi appunto ci sono le occasioni, riuscire a farlo. Quindi appunto proprio quello che vorrei fare è proprio instaurare un po' un clima naturale, rilassato, in cui si può parlare tranquillissimamente di sessualità, perché Alla fine diremo anche tu cosa organizzi, perché tu organizzi proprio cose dal vivo e dove soprattutto, quindi questo è molto importante. Dopo grazie mille, Deborah, no, per ci l'anticipo. E quindi sì, appunto proprio il mio motto è proprio parliamone a colazione perché appunto per me la sessualità è un argomento importante proprio per prendersi cura di sé e di cui veramente ci si può parlare con i dovuti modi senza appunto avere nessuna conseguenza negativa sia con se stessi e anche con gli bella questa altri. cosa della colazione, cioè come per dire, parliamone come se fosse una cosa Esatto. normale, una chiacchierata che si fa a colazione. Bella, mi Esatto. piace. Mi è proprio venuto in mente da quello in realtà perché ho proprio visto non so, ho sentito una frase, cioè tipo parlare di sesso a tavola è sconveniente, no? Questa cosa mi ha proprio fatto un po' accendere il pallino, no? Perché le cose di cui a tavola non si può parlare sono le cose, diciamo, sporche, no? Sconvenienti, ecco. Io proprio vo vorrei proporre proprio una visione alternativa. Con i dovuti modi è possibile parlare di sessualità anche a tavola, Certo. senza avere appunto nessuna ripercussione negativa, quindi è proprio il nostro motto di oggi. E allora, se possiamo avviarci con le slide, le condivido subito. Dato che appunto vi vorrei proporre proprio un'idea di un viaggio, no? All'interno del desiderio sessuale, perché ho scelto un po' questo argomento perché se ne tratta in realtà pochissimo e ci sono anche moltissimi stereotipi a riguardo proprio del desiderio in particolare femminile. Quindi appunto vi lascio questa copertina proprio come se fosse un po' una metafora del partiamo insieme, portiamoci un bagaglino di quello che magari poi possiamo apprendere un pochino insieme oggi. E appunto, la prima domanda che ci possiamo porre è perché parlare proprio di desiderio sessuale? Perché ho scelto questo argomento in particolare da affrontare oggi insieme? Perché il desiderio sessuale comunque è un aspetto della sessualità che è fondamentale, ma che è molto trascurato in realtà. Si parla tantissimo magari dell'aspetto dell'orgasmo, quindi del picco del piacere in generale, però il desiderio è fondamentale perché senza appunto un input a cominciare per esempio ad avere un'attività sessuale, ovviamente non si può poi avere neanche il post, no? Quello su cui si parla di più. E inoltre ci sono proprio anche tanti tabù per cui appunto non se ne parla e condizionamenti culturali che ci si porta un pochino dietro. E proprio in particolare legato alla difficoltà magari di esprimere il desiderio sessuale, perché appunto rispetto al maschile magari il desiderio sessuale può essere vissuto in modo diverso e per il femminile invece diciamo, il giudizio rispetto al desiderio sessuale è ancora molto difficoltoso.
Quindi, detto appunto questo primo motivo, l'altro motivo invece è perché è importante capire come coltivarlo. Infatti, di recente, proprio negli ultimi anni, si sono proprio manifestati moltissimi disturbi del desiderio, proprio in generale. E è proprio come dire, uno degli ultimi magari disturbi e disfunzioni sessuali di cui si parla, però in realtà è davvero molto presente, soprattutto magari all'interno delle coppie longeve. E poi capiremo poi insieme un pochino il perché ciò avviene, perché ci sono proprio delle motivazioni un po' sessuologiche e psicologiche alla base. E quindi niente, appunto è importante capire, una volta che conosciamo come è fatto, come si muove il nostro desiderio sessuale, capire quindi poi a partire da quello come coltivarlo e cercare di mantenerlo un po' attivo nel tempo, insomma. E prima vi farei una mini introduzione storica, perché vi parlo di questa studiosa, Helen Singer Kaplan, che ha iniziato a parlare di desiderio sessuale per prima, proprio, ha iniziato a studiarlo. Ci sono stati proprio dagli anni 60 del Novecento diversi autori che hanno formulato quello che è la risposta del corpo alla domanda sessuale. E per esempio, i primi studiosi che erano Masters e Johnson avevano parlato del ciclo della risposta sessuale, quindi praticamente una modalità che ha il nostro corpo classica e che permane un po' in diversi individui di rispondere appunto alla sessualità, e avevano individuato che l'attività sessuale iniziasse con già l'eccitazione, poi l'orgasmo e poi la risoluzione. Ma se noi ci ritroviamo, no, diciamo già nell'eccitazione, ma come ci siamo arrivati? Manca proprio un pezzo, no, iniziale. Questo pezzo viene aggiunto proprio nel 74 da Kaplan, che proprio ha formulato appunto l'idea che servisse proprio un po' un input, no? All'inizio della sessualità. Senza questo input, ovviamente, non può verificarsi proprio neanche l'inizio appunto del ciclo della risposta sessuale, perché il desiderio è proprio il motore che porta poi ad iniziare, ad intraprendere un rapporto sessuale. Quindi, per cercare un po' di riassumere all'interno di quale fase del ciclo della risposta sessuale noi ci troviamo, vi ho fatto un breve riassunto, che è un po' il modo in cui si concepisce ora il ciclo della risposta sessuale. Ora vi spiego un pochino meglio, però praticamente con varie teorizzazioni ciò che abbiamo un pochino riassunto oggi è questo, cioè il desiderio, no, è proprio il punto di partenza del ciclo. Ecco perché è così importante, perché è quello che avvia, e ovviamente se abbiamo un buon avvio è anche facile che poi tutte le altre fasi proseguano abbastanza bene, insomma, comunque abbiamo più facilità che proseguono bene. Quindi il desiderio è un po' proprio l'input, lo stimolo che ci porta ad intraprendere un rapporto sessuale. Cosa succede? Dopo che c'è stato l'avvicinamento, quindi attraverso il desiderio, che è proprio quella spinta che ci muove, compare l'eccitazione, che può essere sia mentale, quindi per esempio il coinvolgimento, il desiderio di intimità, insomma, e poi anche a livello invece genitale, l'eccitazione compare nella donna attraverso la comparsa della lubrificazione, per esempio, che è il segno, diciamo, principe, così però come anche un maggiore volume delle piccole labbra, della clitoride, per esempio. E poi l'eccitazione quindi va crescendo fino a che non arriva al cosiddetto momento di plateau, quindi è un momento diciamo, di un punto di non ritorno in cui o si innesca l'orgasmo oppure l'eccitazione va diminuendo. E quindi appunto poi se appunto questo punto di non ritorno ha un esito positivo, si innesca l'orgasmo, che è generalmente concepito come il picco del piacere. Dopo questo picco del piacere, nelle donne c'è proprio una potenzialità diversa rispetto all'uomo, perché se ci pensate, nell'uomo dopo l'orgasmo e quindi l'eiaculazione vi è per forza, diciamo, uno stop, perché compare il periodo refrattario, che è un periodo in cui non si può ricreare una nuova erezione, che può durare, diciamo, da minuti a ore, diciamo, dipende dalla persona. Però appunto invece per la donna diciamo, biologicamente questo aspetto non esiste, perché appena dopo un orgasmo è possibile ricominciare appunto il ciclo della risposta sessuale, se si ha ancora desiderio banalmente continuare il rapporto. Quindi appunto c'è proprio una possibilità proprio biologica per la donna di essere proprio multiorgasmica.
Quindi, per capire un pochino come siamo collocati, no? Di cosa stiamo parlando, vi faccio capire questo che appunto è concepito proprio come un modello che non sempre ha tutte le fasi, non sempre prosegue così per tutte le persone, però appunto generalmente questa è la modalità secondo cui si risponde alla stimolazione sessuale, sia corporealmente che mentalmente. Quindi, andando un pochino al punto 1, no? Quindi perché il desiderio sessuale non è molto, non se ne parla molto, è un pochino trascurato, è un aspetto che proprio è importante approfondire. Allora, come vi dicevo, appunto si parla tantissimissimo tra le fasi che abbiamo visto dell'orgasmo e poi magari della famosa distinzione orgasmo clitoride, orgasmo vaginale, insomma, anche questo è un interrogativo che almeno una volta nella vita ci si è posti. Però invece di desiderio si parla pochissimo e appunto ci chiediamo senza desiderio come facciamo ad arrivare a quel punto, no? È importante invece parlare di desiderio perché essendo proprio l'inizio, no, del ciclo della risposta sessuale, il desiderio, abbiamo visto, essendo all'interno proprio di un ciclo, è fortissimamente legato alle fasi successive. Di conseguenza, se si avvia un rapporto con un desiderio, diciamo dei livelli di desiderio buoni, è proprio più probabile che compaia poi anche una buona eccitazione, sia mentale che genitale, ed è più probabile che ci sia poi anche l'orgasmo. Quindi il fatto che noi abbiamo voglia di intraprendere un rapporto sessuale, che siamo lubrificati a sufficienza, coinvolti a sufficienza, poi favorisce anche la possibilità di avere un orgasmo. Ovviamente, al contrario, se invece partiamo proprio in un rapporto senza averne il desiderio, è più difficile poi che saremo lubrificate, che ci riusciremo magari a lasciare andare fino a raggiungere l'orgasmo, quindi è davvero importantissimo, no? Anche se, scusami Giulia, no? Siccome Certo. sento sempre parlare di orgasmo, l'orgasmo può anche non essere il punto di arrivo, non sempre, Certo, no? assolutamente. Non è giusto non provarlo mai, però nemmeno dire oddio, se non arrivo lì vuol dire che tutto quello che ho fatto non va bene, no? Sì, Giusto, no? Me lo confermi? sono proprio d'accordissimo su questo perché aggiungo magari un pezzettino su questo. Il fatto di vedere, diciamo, l'orgasmo un po' come un obiettivo ci porta a vedere l'attività sessuale come una performance. Quindi se raggiungo l'obiettivo avrà funzionato, se invece non lo raggiungo, al contrario, sarà una performance negativa. Ma E quello questo che vale anche per gli uomini, Giulia, no? Perché no, certo. magari c'è qualche maschietto che ci ascolta, no? Certo, assolutamente. Ok. E, infatti poi il problema è che anche guardare all'obiettivo e quindi vedere la sessualità come una performance ci porta proprio un po' a trascurare i passi dell'eccitazione che ci portano al picco, no? Se noi guardiamo solo al picco non sentiamo proprio il piacere crescere fino al momento in cui si innesca l'orgasmo. È proprio vero. È importante stare proprio nel momento e percepire proprio il cambiamento del piacere, no? Che sale, che cresce. Altrimenti, se si guarda solo all'obiettivo, si perde proprio quel momento. Ma io infatti nel mio intervento che ha chiuso la mattinata parlavo anche proprio dell'utilizzo dei sensi, dei cinque sensi, no? Sì. Quindi di stare sempre, cioè di fare in modo che i nostri sensi siano molto ricettivi, in modo tale da rendere tutte le nostre esperienze più piacevoli, anche questa, anche quella dell'atto sessuale, diciamo, no? Sì, sono d'accordissimo, infatti questa cosa dei cinque sensi hai ragionissima e piccolo spoiler, ne parlerò anch'io tra breve. Ah, Quindi sono ecco. d'accordissimo, Oh, sì. va bene, va bene. Abbiamo anche lo Esatto, spoiler. rende tutto più piccante. No, comunque appunto dicevamo che appunto se partiamo con un desiderio buono, così come un'eccitazione, è più probabile che poi raggiungeremo anche l'orgasmo e quello che poi succede è quando c'è la risoluzione, è un po' il momento in cui si fanno, diciamo, un po' i conti con come è andata, è stato soddisfacente, mi è piaciuto di più, un po' di più, un po' di meno, insomma, si fa un bilancio di quello che è stato. E quindi se l'esperienza sessuale è stata soddisfacente, ovviamente la possibilità che io la voglio ripetere aumenta. Di Certo. conseguenza, il desiderio può aumentare e rinforzarsi proprio di volta in volta, in base proprio all'esperienza sessuale che io ho vissuto. Quindi, se parto con un desiderio buono,
andrà ad alimentarsi successivamente, no? È proprio un sistema che si autoalimenta, quindi anche in questo senso è proprio importante conoscerlo e proprio coltivarlo, perché non può che rafforzarsi proprio mano a mano nella sua. Che bella questa immagine, no? Del rafforzare il nostro desiderio. Veramente noi non ci pensiamo mai, è No. raro pensarci. E invece come si può partire anche prima, anche da preliminari che non siano soltanto sul posto, no? Anche una semplice telefonata può essere un qualche cosa, un preliminare che può far scattare il desiderio. Che Certo. cosa ci sarebbero da dire? Non ti interrompo più. Ma figurati. Ok, quindi appunto arriviamo a questo punto. Quello che invece vi ponevo l'altra domanda del perché parlarne era perché appunto il desiderio sessuale, soprattutto femminile, risente di tantissimi tabù che sono proprio culturalmente determinati. E come spunto vi potrei parlare dei ruoli di genere. Ci sono proprio due omini, no? Là sotto, un maschio e una femmina. E i ruoli di genere sono praticamente degli atteggiamenti, dei comportamenti, delle caratteristiche fisiche, dei modi di comportarsi e interagire che proprio culturalmente vengono considerati tipici del maschile o del femminile. Immaginiamoci, per esempio, di incontrare camminando una persona che appunto magari ha un atteggiamento e un modo di presentarsi particolarmente femminile, è un modo che diciamo, il nostro cervello ha per cercare di aiutare a categorizzare più facilmente quella persona in femminile. Il problema è che, al contrario, questi ruoli di genere sì, ci aiutano a fare un po' di economia cognitiva, chiamiamola così. D'altra parte, però, come dire, prescrivono certi tipi di atteggiamenti, no? Se invece troviamo, al contrario, una persona che ha magari un'espressione di genere, un ruolo di genere particolarmente maschile, ma in realtà un'identità di genere femminile, in quel caso no, siamo un pochino stupiti perché appunto questa cosa va un po' in contrasto con quelle che sono le credenze che generalmente abbiamo. Quindi appunto i ruoli di genere possono essere, cioè ci aiutano un po' a comprendere meglio ciò che ci sta intorno senza sprecare, tra virgolette, a fare un'analisi, diciamo, di tutte le volte che vediamo una persona. D'altra parte, però, rischiano un pochino di incasellarci e a creare un po' dei ruoli troppo rigidi. Infatti, proprio il ruolo del femminile e il ruolo del maschile, no? Il fatto se sei maschio o sei femmina. È Certo. impossibile che queste caratteristiche convivano. In realtà, quello che appunto sì, è un po' la visione che c'è oggi è che in realtà l'identità di genere è proprio uno spettro, no? Cioè non io sono o come due caselle binarie, ma al contrario è proprio uno spettro. Quindi, per esempio, a un polo potremmo caratterizzare il maschile e all'altro il femminile. Quindi io, come dire, ho la facoltà e la possibilità, il diritto, no? Di collocarmi dove io sento di volere, di sentire di potermi posizionare. E di conseguenza, appunto, i ruoli di genere, ok, guidano, ma hanno un po' il rischio dell'essere stereotipanti anche. Esatto. Infatti, appunto, questo si può notare tantissimo nel nostro argomento, perché se il desiderio sessuale maschile viene vissuto come vitale, procreativo, no? Il fatto che una persona abbia voglia un maschio abbia voglia di fare sesso, significa che è più probabile che possa poi, oh, che bravo, no? Potrà avere poi potrà riprodursi, è vitale, no? Questo atteggiamento. Al contrario, quello femminile viene proprio fatto tabù, no? Completamente, perché viene vissuto proprio come una colpa, un qualcosa da magari provare un pochino, ma da tenere nascosto, qualcosa che se provo devo proprio tenermelo nei miei limiti, perché sennò si può sconfinare in qualcosa che appunto potrebbe magari dare adito a giudizi esterni, no? È molto, molto vissuto proprio Non in modo. siamo le donne, non sono ancora libere di parlare del proprio desiderio, perché siamo sempre molto state narrate dal punto di vista maschile, piuttosto dobbiamo riappropriarci un po' della narrazione del nostro desiderio. Noi siamo viste più come oggetto del desiderio più che come soggetto del desiderio, quindi è un tabù che fa molta fatica a
a crollare. Ma infatti, come diceva Rosita nel suo intervento, è bello parlarne anche tra donne, cioè sfatare questo tabù facendo rete, parlandone, e come stiamo facendo anche oggi. Esatto, esatto. È proprio come dici tu, no? Creare un po' una narrativa che per ora non c'è. E no, non del tutto ovviamente, insomma, certo, stiamo facendo già passi da gigante sicuramente, però comunque c'è da parlarne moltissimo, no? Perché già facendolo così semplicemente magari ci sentiamo un pochino più tranquille, no? Di parlarne poi successivamente, certo. Perché quello che è proprio il rischio è che si ha paura un po' di parlarne, perché esprimere il proprio desiderio sessuale può essere magari giudicato come un qualcosa di sconveniente, appunto, e che ci trasformi immediatamente in delle poco di buono, tra virgolettissime. Brava, preciso. Sì. Ok. E quindi appunto il problema è che questo condizionamento, no, che ci si può portare avanti può avere la conseguenza di portare a delle difficoltà poi nel vivere la sessualità serenamente, perché se io non mi sento autorizzata, no, ad esprimere il mio desiderio sessuale, è molto più probabile che poi anche ridurrò l'iniziativa a intraprendere un rapporto sessuale, perché se non mi autorizzo a esprimerlo e anche ovviamente non farò quel passo per, come dire, intraprendere io il rapporto sessuale, ma al contrario, come dire, accetterò l'iniziativa altrui quando viene proposta, quindi secondo le modalità dell'altro, non secondo magari i miei sentori. E già noi donne facciamo una fatica pazzesca a mettere i nostri bisogni prima e a comunicarli, figuriamoci, insomma, ecco. Esatto, appunto. Quindi già proprio i condizionamenti culturali sono faticosi. Davvero molto faticosi. Infatti qua vi ho fatto proprio un esempio. Immaginatevi stessa identica situazione, ma al maschile o al femminile. Per esempio un uomo o anche un bambino, perché mi è capitato tante volte di sentire magari di un bambino che provava a toccare i propri genitali come sperimentazione naturale, no? Così come una bambina, proprio vi racconto un esempio fresco fresco di questa mattina. Una ragazza del mio corso mi raccontava che lei lavora in un asilo nido. Ci sono appunto degli educatori che lavorano nell'asilo nido, magari quando si cambiano i pannolini notano le prime sperimentazioni sia da parte delle bambine che dei bambini, ma avranno 2 o 3 anni, sì, piccolissimi insomma questi bimbetti. E il problema è che magari alla bimba viene detto, eh no, non toccarti, che cosa fai? Mentre invece al maschietto viene permesso, no? Quindi c'è proprio, come dire, è proprio da tutta la vita, dagli albori, che ci sentiamo ripetere che è sconveniente. Sì, perché sembra proprio che per il maschietto sia una fase della vita che, insomma, è giusto che sia. Mentre, perché poi, diciamo che il pene è lì, ce l'hanno lì, fuori, no? Invece per noi femminucce c'è... È più difficile. Più difficile, perché si parte già da lì, eh? Assolutamente. Infatti poi, anche lì, piccolo spoiler, poi parliamo proprio anche del conoscere se stesse come motore del desiderio, no? E invece, tornando al nostro esempio, per esempio, se lo facesse un uomo possiamo dire è normale, fa bene ad esprimerlo, è un macio, oppure è tutto il papà, sei il mio orgoglio, per esempio. Invece, se lo facesse una bimba, direbbero che non è normale, è eccessivo, non si fa. E che è una persona di facili costumi, già da bambina che cosa mi combini, per esempio, no? Frasi che magari sentiamo proprio così spesso. E un'altra proprio condizionamento che è super binario, perché ci riconduce a, ok, le donne devono fare così e gli uomini così, il fatto che il desiderio che può esprimere un maschio è proprio di fisicità e solo per avere un piacere sessuale e non di affettività. Mentre invece per la donna è al contrario, cioè se ci autorizziamo a provare un pochino di piacere sessuale è solo perché voglio avere un po' di affettività e intimità, ma non piacere sessuale perché appunto ci sono... sta male. Guai. Già mai. Esatto. E quindi appunto proprio in questo senso, anche in questo caso, è una cosa completamente prescritta culturalmente, perché un ragazzo potrebbe voler desiderare di avere un rapporto sessuale per diciamo migliorare l'affettività relazionale, per esempio, e al contrario una donna solo per piacere sessuale. Beh, è quello il fatto che proprio ci ingabbiano, ma è molto facile poter andare intorno a questi ruoli di genere che non sono proprio così reali, ecco. Certo. E quindi appunto
facendo un piccolo assunto del perché gli stereotipi fanno male, è perché appunto prescrivono una modalità di sessualità che è rigida e predeterminata, no? Ci incasella in quella modalità, e invece la sessualità è creatività, è sperimentazione, è gioco, no? Il fatto di reintrodurci all'interno di quel binario comunque ci limita moltissimo, perché le conseguenze sono appunto che la donna non è autorizzata a provare piacere sessuale, ma al contrario è autorizzata solo ad accettare l'iniziativa del partner, ovviamente eterosessuale, perché altrimenti già le altre tipologie di sessualità hai ancora di più, no? E quindi il fatto che ci sia un uomo che lo propone, una donna che accetta, è proprio anche in questo caso l'unica modalità che appunto ci hanno un po', diciamo, fatto sperimentare attraverso proprio queste credenze culturali. E quindi appunto vi propongo di cercare di rompere un po' insieme questa equazione e differenza maschile e femminile, perché provare desiderio sessuale è più che normale. E anzi ci porta proprio a una maggiore consapevolezza di sé e del benessere proprio come persona, del benessere sessuale, del piacere sessuale, perché abbiamo visto che c'è più desiderio, c'è più piacere, e poi anche ad avere maggiore autostima sessuale, perché sentiamo proprio, come diceva Deborah, no? Di diventare agenti della nostra sessualità e quindi percepiamo maggiore potenza autostima. Quindi, invece, per rispondere alla seconda domanda, come coltivarlo il desiderio sessuale? Prima di capire appunto quali strategie ci possiamo dare, ci possiamo appuntare per portarla a casa, dobbiamo un pochino capire come è fatto il desiderio sessuale per capire come muoverci al suo interno. Allora, la prima cosa che vorrei farvi passare è che, è normalissimo che il desiderio sessuale vari, perché è mutevole, delicato e variegato, per dire qualche aggettivo, proprio come i rami di un albero, come vi faccio vedere da questa illustrazione, perché vi dicevo appunto è delicato e mutevole perché proprio risente di tantissimi aspetti, anche banali, anche che non c'entrano niente con la sessualità, ma che in realtà magari, non so, un pensiero lavorativo particolarmente stressante ci può distogliere in quel momento dal coltivare il nostro desiderio. E poi ovviamente anche dall'aspetto biologico, principalmente ormonale, psicologico, relazionale, sessuologico, quindi appunto c'è proprio tanti tanti fattori che appunto incidono sul desiderio sessuale. E per cui appunto vorrei farvi passare l'idea che è proprio naturale che ci siano dei diversi momenti proprio anche del ciclo mestruale in cui il desiderio sessuale oscilla. È normalissimo e appunto quello non vorrei farvi passare l'idea che dobbiamo essere sempre a bomba, no? Perché altrimenti falliamo, assolutamente no. È naturale proprio anche accettare proprio la ciclicità del nostro desiderio sessuale, perché varia appunto anche a causa delle variazioni ormonali. Per cui, per esempio, appunto, fasi del ciclo mestruale, della gravidanza, momenti appunto in cui gli ormoni variano molto. Del puerperio e della menopausa, anche in particolare, appunto presentano quindi diversi livelli ormonali e diversi livelli di desiderio sessuale. E per cui è normalissimo che il desiderio possa oscillare anche da un giorno all'altro. Quindi partiamo dal fatto che stiamo maneggiando un aspetto che è normale, che varia, che è bello delicato, ma che possiamo dargli molta forza. E ecco qui la cosa che dicevamo dei cinque sensi. Prima di tutto, da dove possiamo attingere per coltivare il desiderio? Lo possiamo fare sia dall'esterno che dall'interno, perché il desiderio può essere di due tipologie principali, diciamo. Il desiderio può essere esogeno, cioè che proviene dal fuori, quindi possiamo coltivarlo e in generale si innesca grazie a quello che colpisce i nostri cinque sensi. Esempio, la visione di un o una partner attraente o un film porno, che magari è proprio più esplicitamente sessuale. A livello invece tattile, quindi come ricevere una carezza o un bacio, mangiare cibo afrodisiaco, oppure anche a livello uditivo, ascoltare una canzone a contenuto erotico, per esempio, o particolarmente sensuale, oppure anche sentire l'odore del proprio partner o proprio partner, che quindi possono proprio accendere molto il desiderio, oppure anche un odore in particolare che non è legato magari a una persona, ma ci attira particolarmente e ci ispira in modo particolare. Invece, appunto, quindi quello che possiamo coltivare dall'esterno è proprio quello che colpisce i nostri cinque sensi. Quello che invece proviene dall'interno è il desiderio, quindi endogeno, ed è tutto quello che possiamo smuovere dal nostro dentro, tra virgolette, e in particolare possono essere quindi fantasie sessuali, che è l'aspetto proprio principale, e gli affetti, delle emozioni,
dei pensieri e dei sogni erotici. Quindi è proprio la nostra parte più interna, più creativa, più immaginativa che possiamo proprio coltivare in particolare. Scusami, sì? Fantasia sessuali e sogni erotici. Sogno erotico tu intendi proprio fare un sogno oppure avere... Allora, potrebbe essere inteso in due modi, nel senso che sogno erotico in generale può essere proprio durante il sonno, perché appunto anche in questo caso è un'attività interna. Però, dato che la fantasia può essere proprio anche un'immaginazione spontanea ad occhi aperti, assolutamente può essere intesa anche in questo senso. Quindi proprio anche l'immaginarsi, assolutamente sì, è proprio un gran motore del desiderio. Quello io mi sento proprio di spingere questa cosa dell'immaginazione, della fantasia, perché tanto nel nostro cervello non può venire a vedere nessuno, no? Esatto, che cosa sta esatto. accadendo, e quindi siamo veramente in quel momento totalmente libere e liberi di immaginare qualunque cosa. Poi non è detto che poi si realizzi, ecco, però Sì. ci possiamo autorizzare a lasciarci andare e immaginare qualunque cosa. Assolutamente, assolutamente. Infatti, adesso parliamo un pochino proprio delle fantasie sessuali perché sono una grandissima fonte, no, di desiderio, assolutamente. E infatti, appunto, concentrandoci sulle fantasie sessuali, proviamo a capire insieme qual è la loro funzione. Allora, tantissimi studi hanno proprio evidenziato come le fantasie proprio siano il principale motore del desiderio, di conseguenza. Più è florido l'immaginario erotico, maggiori sono i livelli di desiderio sessuale delle donne, così come anche degli uomini, ovviamente. E le fantasie sono costituite da un insieme di immagini che possono essere semplici o composite, quindi dare proprio origine ad una fantasia, una narrazione che noi ci possiamo immaginare, o da rappresentazioni mentali, quindi possono essere sia qualcosa che abbiamo visto, un'immagine reale, oppure qualcosa che proprio ci possiamo creare dal nulla, che appunto raffigurano comportamenti sessuali. E possono essere associati con tantissimi temi, no? Cioè possono veramente essere di tutte le tipologie. E coltivare l'immaginario sessuale, quindi appunto, può avere tantissimi vantaggi a livello sessuale. In particolare, le donne che hanno una florida immaginazione sessuale sono più libere dai condizionamenti culturali e religiosi, per esempio quelli di cui parlavamo magari all'inizio, sui ruoli di genere. Praticano più frequentemente la masturbazione, perché ci pensiamo un attimo insieme al fatto che la masturbazione, no, porta a coltivare proprio il binario individuale della nostra sessualità. E se ci pensiamo, questo va esattamente di pari passo col fatto che le fantasie sessuali siano la parte più intima della nostra sessualità. Di conseguenza, se coltiviamo le nostre fantasie sessuali, può andare proprio di pari passo col fatto che ci possa essere poi una masturbazione individuale. E poi appunto le donne con una florida immaginazione sessuale sono anche più ricettive di fronte a stimoli erotici visivi, quindi possiamo proprio andare ad alimentare con un maggiore desiderio endogeno anche quello esogeno, quindi quello che viene da fuori. Più abbiamo fantasie, più è possibile che si crei anche da fuori. E poi in generale appunto quello che vi dicevo prima è che provano proprio un desiderio sessuale più intenso. È proprio una correlazione assolutamente reale. Per esempio, è venuto fuori anche dal mio studio che avevo fatto per la mia tesi, che appunto avevo fatto un questionario sulle fantasie sessuali e sul desiderio sessuale, e avevo proprio notato che più fantasie sessuali corrispondevano a livelli di desiderio maggiore. Ah, ecco, Quindi, quindi è una cosa certa, insomma. esatto, tantissimi studi, e poi anche proprio il mio piccolo studio posso dare il mio piccolo contributo. Ma Quindi, questa fan le fant l'immaginazione, questo tipo di immaginazione sessuale si può allenare, Giulia? certo, assolutamente. Quindi, Possiamo. Sì, assolutamente. È proprio un qualcosa che possiamo coltivare. È proprio per questo che ve le menzionavo, perché possono essere proprio la modalità che noi utilizziamo per appunto alimentare la nostra fantasia sessuale, no, scusate, il nostro desiderio sessuale. E proprio appunto quello che vi vorrei però fare un piccolo appunto sul fatto che le fantasie non coincidono col desiderio, ma ne sono il motore. Vi faccio una breve metafora. Immaginiamoci che le fantasie sessuali quindi sono un po' proprio il nostro serbatoio, la nostra benzina che ci mantiene vive, in gioco, creative. Però finché noi nella macchina
macchina non giriamo la chiave, il nostro desiderio sessuale, cioè diciamo la macchina non parte, non intraprendo il, appunto, non inizio ad andare in macchina. Però appunto se il nostro serbatoio è vuoto, posso girare la chiave quanto voglio, ma non avrò desiderio sessuale. Perché? No, no, perché ho il serbatoio vuoto. Però appunto il fatto che io abbia una fantasia sessuale non significa però che io voglia esattamente metterla in pratica, perché devo girare la chiave prima di mettere in pratica una certa fantasia sessuale. Questo per dirvi che non significa che se noi alleniamo l'immaginazione sessuale, magari pensando anche a cose che nella realtà non farei, è una cosa forzata, perché tanto possono rimanere proprio solo fantasie, no? Qualcosa che io utilizzo per mantenere vivo il mio serbatoio, tra virgolette. Certo. Però appunto, essendo che differiscono, non sono il reale desiderio sessuale, ma il desiderio sessuale è proprio quel passo in più che dice, ok, ho una fantasia, so che la voglio mettere in atto. Ma E quindi infatti, appunto... ogni tanto quando faccio delle chiacchiere con delle persone, sai che a volte alcune persone si inibiscono anche sulle fantasie? Ti Sì, sarà capitato, no? assolutamente. Perché magari vanno veramente a immaginare delle cose pazzesche e si Sì. vergognano persino di immaginarle, cioè questo è veramente anche brutto, insomma, doversi limitare anche nella propria fantasia, perché questo non significa che poi tu veramente vuoi arrivare a fare Esatto. quello, ma perché quella situazione ti aiuta, però veramente io sento proprio tante persone che mi dicono no, io preferisco la rosa, non la voglio pensare, non la voglio immaginare, ma perché? In realtà appunto è quello il fatto che si possono proprio avere anche fantasie con un contenuto anche che non ci sconfinfera particolarmente, ma che aiuta comunque a mantenerci vive, no? Quindi Oppure che sono anche troppo forti, un no? po' di, sì, anche un po' disturbanti talvolta. Magari pensiamo a fantasie magari di sottomissione, che magari per esempio per qualcuno potrebbero coincidere con un desiderio, ma per altre persone no. Quindi appunto c'è proprio uno step diverso per cui le proprie fantasie possono anche... Magari non, immaginarlo può piacere, per attivare quel desiderio, poi non è detto che la fantasia Esatto. diventi la realtà. Ecco, questa è una cosa che si fa fatica comunque a far Sì. passare, eh? Si fa Sì, è veramente vero. fatica. Non È so nella vero. tua esperienza. Sono d'accordo. Però di solito, appunto, facendo magari questa metafora, viene facile, questa metafora della macchina viene facile capire un pochino la differenza tra, ok, sono il motore, ma coincidono oppure sono diverse in cosa, eccetera. Quindi spero di essere riuscita a far passare un po' questo concetto. E quindi appunto, essendo, come vi dicevo, la forma più privata della propria sessualità, possono essere anche utilizzate durante l'autoerotismo e anche praticare la masturbazione stimolandosi con le fantasie sessuali può aumentare di conseguenza il desiderio, perché anche in quel caso io sto usando le fantasie sessuali per stimolarmi. Di conseguenza anche la masturbazione può essere una modalità per ripartire proprio da se stesse, dal proprio corpo, per aumentare il desiderio sessuale. Quindi... Punto primo, diciamo, delle strategie che vi vorrei far passare è proprio ripartire dal proprio corpo, dalla conoscenza di sé, appunto. E come ripartire proprio da se stessi? La prima cosa è prendere confidenza con la vulva. Quello che io magari spessissimo racconto ai corsi è, ma magari ci capita, non lo so, per esempio ci viene fuori un neo qua. Comunque sai, Deborah, i nei che bisogna sempre tenerli un po' sotto controllo. Magari dato che qua lo notiamo, ci laviamo la faccia, insomma ci trucchiamo e lo notiamo subito, mentre invece magari se al contrario fosse qualcosa a livello vulvare, essendo che lì non siamo abituate molto a guardarci, magari aspettiamo che compaia il dolore per accorgerci che c'è qualcosa di diverso. Certo. Per cui appunto è molto proprio importante partire dal prendere confidenza con se stesse. Vi ho messo proprio delle immagini di The Vulva Gallery, non so se lo conoscete, se Sì, no andate sì, sì. a spulciare il progetto, di quanto proprio possono essere diversissime le vulve da una all'altra. Non so se potete riuscire a rintracciare magari quale è il più simile. Qui per esempio ci sono proprio delle piccole labbra molto diverse, che è la parte della vulva che... cambia generalmente di più, quindi possono essere completamente contenuti all'interno delle grandi labbra, sporgere leggermente, sporgere un pochino di più, sporgere molto, come per esempio nell'ultima immaginetta. E quindi appunto sono tutte normalissime, però è importante conoscere la propria, come è fatta, no? Perché partendo da quella, poi io posso allenarmi a conoscere quali sono i punti della vulva e della vagina, del perineo, perché comunque l'innervazione della pelvi femminile è diversa in ogni donna. Di Ecco, sembra conseguenza non c'è. una roba, magari tutti quanti in questo momento collegate lo sappiamo, ma molto spesso non si sa la differenza tra vulva e vagina. Oh sì,
Allora, praticamente la vulva, facciamo un esempio, potrebbe essere, noi ci mettiamo davanti allo specchio tutto quello che vediamo, quindi a partire dal monte di Venere, dalle piccole labbra e le labbra, e le grandi labbra, scusate, così come anche l'area perianale e l'ano. Magari si può essere anche facile intravedere quindi il glande del clitoride, diciamo, l'apertura dell'uretra e la vagina. La vagina invece è proprio solo il canale che si estende internamente fino poi alla cervice uterina e l'utero. Ah, Quindi è sì. la parte proprio dove dei rapporti sessuali, dove c'è il Perché ciclo. vulva è un altro termine un po' tabù, eh? È vero. Come mestruazione, Esatto. masturbazione, sono questi termini perché veramente noi chiamiamo vagina tutto, no? Anche quando ci si parla la vagina, invece in realtà il termine corretto sarebbe più per la parte esterna vulva, ed è un altro di Esatto. quei termini veramente tabù che io sento veramente poco pronunciare. È vero, verissimo. E infatti cioè si parla sempre di vagina come se fosse tutto, ma in Esatto. realtà praticamente la vagina è solamente il canale, no, che mette in comunicazione la vulva con l'utero. Ma sai, questo perché vagina è un pochettino più bello, vulva invece eppure si fa fatica, e questa è un'altra In parola effetti. tabù. In effetti si potevano usare magari dei termini un po' più carini, però vabbè, insomma, anche masturbazione, lo dicevamo proprio stamattina perché era la lezione sulla masturbazione quest'oggi, e in effetti masturbazione mette proprio Sembra una timore. roba sporca che Esatto. fai, no? Che poi alla fine ti chiedo una cosa, poi adesso ti faccio continuare, ma ti chiedo poi un... Certo. E quindi appunto dicevamo col fatto che appunto la pelvi femminile è innervata cioè in un modo diverso per ogni persona, è proprio, non esiste proprio una ricetta magica per scoprirsi, ma esiste proprio il prova ad allenarti, no? Riconosci quali sono i punti sia della vulva che della vagina che ti piace stimolare. E una volta che sai riconoscere quali sono i punti che ti piace di più, ok, i punti sono quelli, ma come mi approccio a quel punto? Cioè, c'è chi preferisce una tipologia di stimolazione diciamo, con una pressione maggiore, chi più soft, chi con le dita, chi con il ghiaccio, chi con una candela da massaggio, le piume, dei petali, oppure dei sex toys o il pene. Veramente ci sono milioni di stimolazioni che possono piacere. È proprio importante, prima di tutto, conoscere quali sono le aree e i tipi di stimolazione. Questo ne parlavamo anche con Rosita Maugeri stamattina, ed è sempre, sembra sempre la solita frase: se non sai tu come ti piace stimolarti, non è che puoi pensare che un'altra persona possa saperlo. A volte veramente la comunicazione è tutto, no? No, assolutamente, non è proprio la solita frase, anzi è proprio importantissima perché, cioè, come dire, l'altra persona non può avere la scienza infusa, tipo la telepatia di capire esattamente quale può essere il punto giusto. È un po' anche una co-costruzione insieme che si può fare, no? Però Di guarda che io capire. sento molte, vabbè tu, avrai tante donne, soprattutto quelle un pochino più over, quelle della mia età, perché magari le ragazze più giovani già stanno cambiando un po' di mentalità, c'è una problematica legata sia al conoscere il proprio corpo, che poi cambia e magari non abbiamo più quel corpo dei 20 anni, dei 30 anni e ci sentiamo già sbagliate perché siamo magari ingrassate, perché c'è la smagliatura. Certo. Però c'è proprio questa difficoltà, la percepisco nelle donne dalla mia età in su, a comunicare al partner, che magari anche di lunga data, ma veramente, guarda, Certo. questo mi piace, questo non mi piace. Cioè, io ho amiche che si affidano, diciamo, boh, vediamo, sì, mi è piaciuto, però avrei voluto. E però non lo poteva sapere che tu avresti voluto, nel senso. Ovviamente no, non è possibile senza proprio veramente una comunicazione assertiva che Ma passa questo vale proprio dalla anche parola. per l'uomo, anche l'uomo Ah, deve sì. imparare a parlare, no? Perché... Certo. Infatti è proprio quello che dicevo, proprio una co-costruzione della coppia che va a ricercare quelle che sono le modalità preferite da tutte e due, no? O di più, anzi. Non, cioè nel senso comunque le modalità relazionali possono anche essere non monogame, per esempio. Quindi Certo. è importantissimo comunicare, appunto, conoscersi o anche conoscersi tra più persone, assolutamente. E infatti, appunto, l'ultimo step di cui vi volevo parlare è proprio come coltivare il desiderio di coppia, perché appunto
possiamo partire da noi per comunque rifar, diciamo, mantenere attivo quello individuale. Ovviamente il desiderio sessuale di una persona, quando si mette in coppia o in relazione con una o più altre persone, ovviamente si deve incastrare bene con quello dell'altra persona. E in particolare, un dato che secondo me è molto importante è che uno studio del 2010 ha riscontrato che la monogamia, quindi avere proprio un solo partner sessuale e affettivo, è un vero e proprio fattore di rischio per l'instaurarsi del desiderio sessuale ipoattivo. Attenzione, attenzione! Esatto, esatto. Se, è proprio, come dire, una cosa naturalissima, succede a tutti. Certo. E soprattutto anche più sono gli anni di una relazione, più il desiderio sessuale potrebbe diminuire. Quindi appunto è una cosa che probabilmente molte persone vivono ogni giorno e per cui appunto vorrei farvi passare l'idea che è del tutto normale. Quello che però possiamo fare, anche in questo caso, è comprendere perché ciò può succedere, quindi qual è il meccanismo psicosessuologico alla base di questa, di questo aspetto e poi capire come eventualmente farci, diciamo, e prevenirlo, chiamiamolo così. Perché infatti è frequente il calo del desiderio nelle coppie di lunga data? Perché appunto in psicologia chiamiamo sistemi motivazionali, quindi prende dei sistemi che ci portano a soddisfare un po' dei bisogni primari dell'uomo. In particolare due bisogni primari sono la sessualità, quindi raggiungere il piacere fisico e riprodursi, per esempio, e l'attaccamento invece è il sistema che ci permette di intraprendere praticamente un rapporto affettivo, di fiducia, il fatto che proviamo protezione nei confronti dell'altra persona, che possiamo ritornare un po' alla nostra base sicura quando abbiamo bisogno di aiuto, no? Il fatto è che ovviamente più una relazione va avanti e più si instaura questo legame di fiducia reciproca. Certo. Perché però questi due sistemi sono in conflitto? Perché la sessualità, sì, è massima proprio all'inizio della relazione, perché si attiva il sistema motivazionale della sessualità con la novità, il mistero, ciò che non conosciamo. E per attivarlo quindi ci serve poca familiarità con la persona e poca prevedibilità di quello che la persona farà. Al contrario, quindi immaginiamoci un picco della sessualità all'inizio della relazione e l'attaccamento però ancora non c'è perché io non mi fido, non conosco l'altra persona. Invece quello che succede è che andando avanti con il tempo l'attaccamento si instaura circa dopo 2 anni, è un tempo indicativo appunto che ha messo alcuni studi ma ci possono volere tempistiche del tutto individuali, che appunto ha la finalità di stabilire relazioni a lungo termine, qualcuno su cui possiamo affidarci. Per attivarlo, proprio al contrario, serve che la persona sia prevedibile nei suoi comportamenti e sì, mi sia familiare, mi sia conosciuto. Quindi immaginiamoci un po' la linea temporale di una relazione, all'inizio sessualità massima e attaccamento ancora non presente perché è troppo presto, banalmente, più andiamo avanti, più si instaura l'attaccamento, più la sessualità va scemando, perché conosciamo sempre di più la persona. Certo. Quello che è importante è mantenere proprio l'equilibrio tra questi due aspetti, perché se abbiamo una sessualità massima, magari poi non ci fidiamo per niente del partner, insomma una difficoltà di questo tipo. Al contrario, se l'attaccamento prevale, si può diventare un po' come fratelli, non so se avete mai sentito questa frase che appunto dice magari dopo tutti questi anni oramai è come se fosse solo il mio partner affettivo, no? Non certo. È più il mio partner sessuale. Infatti appunto Vi presento un po' la situazione ideale, quindi è che la sessualità, l'attaccamento e l'accudimento, quindi il fatto che io mi prendo cura dell'altra persona, dovrebbero essere un po' proprio in equilibrio tra loro, formando una sorta di triangolo equilatero. Quello che succede è che quando appunto c'è un disequilibrio, immaginiamoci il partner si rompe la gamba, per esempio. Quindi io devo attivare un po' più accudimento in quel periodo, perché devo aiutarlo. Quindi praticamente il triangolo da equilatero potrebbe scalenizzarsi un pochino andando appunto a discapito magari della sessualità a favore dell'accudimento in quel momento particolare di vita. Però appunto è normale che ci siano appunto delle situazioni scalenizzate, perché è normale nella quotidianità, come abbiamo visto, tutto oscilla, no? Certo. Però appunto è possibile poi rimanere in equilibrio su questi aspetti mantenendolo appunto nel tempo. Infatti, come possiamo coltivare il desiderio sessuale di coppia? Quello che succede in genere nella coppia stabile è, immaginiamoci appunto i due insiemi, come se fosse il desiderio sessuale di lei o di lui, insomma di uno dei due partner e dell'altro. Quello che succede è che all'inizio della relazione si prendono un po' degli accordi sulle pratiche sessuali ammesse e non ammesse.
E quindi si trova, diciamo, a trovare un'area in comune che appunto è quello che noi abbiamo deciso di fare, no? Però notate come si possa creare proprio una sessualità del minimo comune denominatore, perché è ciò che le due persone hanno in comune. Però, Deborah, notiamo quanto il desiderio sessuale rimanga inesplorato. Esatto, perché a volte si ha anche paura di provare qualcosa Esatto. di nuovo o di dire al partner: guarda, sono cambiate le cose, a me piacerebbe sperimentare qualcos'altro. A volte c'è proprio questa Esatto. paura di comunicare, no? E invece, siamo sempre lì, torna sempre il discorso della comunicazione, torna Esatto, sempre lì. certo. È molto complesso, però appunto col fatto che tutto questo desiderio sessuale, che appunto potrebbe attraverso delle fantasie, no, essere tantissimo materiale che noi possiamo utilizzare per migliorare il nostro desiderio sessuale di coppia, è importante proprio esplorare tutto ciò che rimane inesplorato. In particolare, appunto, si può, attraverso una comunicazione assertiva di coppia, come dicevi tu, Deborah, è difficile proprio comunicarlo all'altro, no? Si può esplorare quali possono essere magari le fantasie reciproche che erano state ancora magari non affrontate. E poi si può eventualmente decidere, una volta esplorate le fantasie sessuali, di trasformarle in effettivo desiderio e quindi proprio metterle in pratica. Quindi quello che diciamo prima è la differenza con la chiave, perché lo accendo. Quindi in totale possiamo utilizzare veramente mille e una creatività e giochi, no? Sex toy, film, porno, qualsiasi cosa che possa accendere sia dall'esterno, quindi desiderio endogeno che desiderio esogeno, qualsiasi cosa che possa piacervi. Come potete notare poi da questi due insiemi, no? Dopo la parte di coltivazione, tra virgolette, quello che succede è che la parte in comune si allarga mano a mano e quindi proprio si mette in mezzo del materiale nuovo che noi abbiamo, dobbiamo solo esplorarlo e alimentarlo, ed è veramente possibile, poi rimettendo in comune il desiderio sessuale, quelli appunto inesplorati, che si possa riaccendere magari quel sistema che era andato un pochino in disequilibrio. Non so se Sì. appunto è stato chiaro. Io Che spesso poi ci sono. succede, guarda, quella è una cosa che voglio dire, anche abbastanza fisiologico, no? Esatto, è proprio naturale, c'è proprio questo, come dire, questo meccanismo psicologico sottostante La proprio. cosa che sarebbe da consigliare è andare a correre ai ripari nel momento in cui ci si accorge o da una parte o dall'altra o magari tutte e due insieme che c'è un calo. Sì. E invece a volte si instaura questa cosa del non dire vabbè, andiamo avanti così, lo facciamo in quel modo perché ci piace, funziona, e poi però mano a mano Esatto. ci si allontana sempre di più. Quindi Sì, magari temporeggiare, dice vabbè, affrontiamo il discorso un'altra sera, questa volta facciamo passare, però in effetti sì, è proprio magari importante proprio prendere consapevolezza all'inizio che appunto è una cosa naturale che può capitare, perché è proprio propria delle relazioni monogame, è normale. sì, non c'è nessuna colpa. Poi vabbè, ci sono quei No, no. rapporti che terminano, finiscono e va bene, ci può Sì, stare. ovvio, se c'è una rottura forte, sì, Però, cioè, esattamente. assolutamente. Però ecco, Però. bisognerebbe proprio individuare il momento in cui senti che qualcosa non funziona, perché magari ci potrebbero essere anche dei periodi in cui ci sono delle problematiche, magari familiari o di coppia, che si devono risolvere, no? Quindi magari l'attenzione sulla sessualità viene un pochettino meno, però ecco, tenerla presente è sempre tener monitorato Esatto, della vita. esatto. Anche appunto notare quello che dicevamo prima, quando il triangolo si sta un po' scalenizzando, Esatto. provare a notare, ovviamente se dici, facciamo l'esempio appunto della gamba rotta, c'è un momento in cui naturalmente è così, che ci sia un po' una situazione di disequilibrio, Certo. naturalissimo, certo, ma tutta, cioè la quotidianità è un disequilibrio, cioè è sempre normale, però è Certo. importante poi notarlo e ricoltivare anche magari quegli aspetti che in quel momento appunto per eventualità esterne possono essere stati E un magari pochino. non avere paura di chiedere aiuto a Anche. consulenti come te, perché Certo. le donne di solito sono più proattive, no? Vanno, mentre magari il compagno un po' meno, però sapere che ci sono delle professioniste, dei professionisti che possono aiutare e che quindi che non è tutto perduto, insomma, e che magari da soli No, no. uno non riesce anche a risolverla, magari la problematica, perché non abbiamo ma la competenza, non riusciamo ad individuare
quello che è il problema. Giulia, guarda, sei stata veramente brava. Grazie. Mi sono presa un paio di appunti e quindi qui molto bene dove possiamo trovarti, perché tu sei a Novara, vero? Allora, io sono a Novara, sì, però appunto ogni tanto mi muovo anche su Milano. Però generalmente, almeno per ora, i corsi appunto di Parliamo una colazione, come vi dicevo prima, hanno proprio un po' questo nome e li svolgo a Novara di persona di solito, però faccio anche delle versioni online su Zoom. Ecco. Quindi se per caso foste interessate a partecipare, potete scrivermi, appunto vi ho lasciato i miei riferimenti Instagram, Facebook o mail, potete anche magari scrivermi senza nessun problema e dirmi: guarda, me ne fai sapere di più quando hai magari delle novità. Sì, perché è proprio un po' una missione anche che hai, Giulia. Sì, io proprio adoro proprio fare, come dire, educazione sessuale. E proprio, come dire, quello che di solito succede ai corsi è che poi mi dicono: oh, ma grazie, finalmente mi sento normale, non mi fai sentire sbagliata. Esatto. È proprio questo, che c'è tantissima proprio patologizzazione di meccanismi invece naturali, come quelli che per esempio abbiamo visto, no? È normalissimo che il desiderio sessuale possa andare un pochino giù. Ma anche consiglierei agli uomini, no? Che vedono magari con il calo del desiderio che non sono più maschi, non sono più uomini. No, assolutamente. No, cioè, ma certo. Sono delle fasi della vita assolutamente normali. Giulia, noi qui abbiamo tutti, io sono molto contenta, ti ho detto, torno da voi. Mi raccomando, metti tutti i tuoi riferimenti, perché quello che fai è veramente molto, molto importante, molto interessante. Quindi adesso prenderanno nota, comunque, brava, sei uscita. No, l'avranno... No, sono tornata da voi così appunto nel caso ci fossero delle domande. Allora, magari domande potrei... non ne vedo, vedo solo complimenti. Grazie mille. Credo che tu abbia fatto un excursus, cioè hai affrontato un argomento che a volte lascia un po' spiazzati, quello del desiderio, no? Magari non, uno deve prima un po' elaborarlo, perché è una parte della nostra sessualità che non consideriamo mai. Lo consideriamo poco. Tutti, è fossi, vero. Tutti pensiamo all'aggiungimento del piacere. E invece a volte il raggiungimento del piacere è proprio veramente l'ultimo Esatto, stadio. Perché parte proprio, come dire, da molto a monte, no? Ecco. Dal primo passo possiamo già proprio muoverci nella direzione di coltivare dal primo passo. Tra interessante, Giulia. Grazie Ti di cuore, ringrazio, Deborah. Sono felicissima di questo nostro momento. Anch'io.